Buona giornata, benvenuti all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Ieri ho saltato il momento per motivi familiari, come si scriveva una volta sulle giustifiche di scuola. Allora, oggi non parleremo più di Pokémon Go, perché ne abbiamo due Pokémon così prima ancora che arrivi ufficialmente in Italia. In realtà ci sarebbe da dire molto. Ieri è uscita una notizia che riguarda la sicurezza, in particolare sulla versione iOS, che poi è stata aggiornata perché venivano richieste tutte le autorizzazioni del mondo per utilizzare il nostro account di Google, problema che sembra adesso rientrato. Ieri però un uomo è finito in uno stagno giocando a Pokémon Go, adesso non so, ne leggeremo di tutti e di più. Secondo me adesso cominceranno anche a inventarsele per fare del marketing. Però volevo segnalare una cosa a voi che ancora non avete giocato a Pokémon Go sul vostro telefonino: siete normali. Non vi preoccupate, è tutto a posto, non vi porterà via nessuno. Notizie: Tesla, terzo incidente in cui è coinvolto l'autopilot. Gli Stati Uniti indagano, cercano di capire che cosa stia succedendo e soprattutto potrebbero ordinare a Tesla di disattivare l'autopilot. Ancora non è però successo. Microsoft fornisce Surface e poi il software necessario per utilizzarlo, quindi gli servizi di Office a noleggio per le aziende. Una mossa per spingere il proprio tablet, soprattutto per entrare ulteriormente nel mondo enterprise. È ufficiale, il 2 di agosto verrà presentato il Galaxy Note 7, che quindi probabilmente le uscirà con un leggero anticipo per combattere la concorrenza di iPhone. Zenfone 3 è stato presentato in una versione deluxe anche con lo Snapdragon 821. Quando arriverà sul mercato tra qualche settimana, dovrebbe essere intorno alla fine di agosto, almeno per i mercati orientali, sarà il primo telefono al mondo con Snapdragon 821 al suo interno, il processore in assoluto più veloce a disposizione nel momento in cui verrà commercializzato. Hangout, nella versione 11 arriva l'aggiornamento del popolare servizio di messaggistica di Android, che aggiungerà anche i videomessaggi, quindi si potranno registrare dei piccoli messaggi video e ci si potrà scambiare messaggi video. Io non so perché non si fa come una volta, si alza il telefono, si parla in modo molto più semplice, però se vi diverte una cosa di questo genere, fatelo con piacere. Moto G4 e Moto G4 Plus entrano nella linea di Moto Maker negli Stati Uniti. Purtroppo noi siamo esclusi da questa possibilità. Non siete esclusi però, se volete, dall'appuntamento delle 14.30 su Radio Number One con Mr. Gadget. Mi raccomando, siate lì, altrimenti niente, altrimenti vuol dire che non ci siete. Io con questo dito, che è il dito atomico, sapete cosa faccio? Spengo.